Infine, vediamo un approfondimento sempre su questo problema. Immaginiamo di conoscere il coefficiente di attrito dinamico non più 0,092, come appena trovato, ma 0,10, quindi leggermente superiore. E ci chiediamo dove si ferma il carrello. Non si fermerà più in posizione 10 centimetri, ma siccome l'attrito è leggermente aumentato rispetto a prima, si fermerà un po' prima il carrello, corre un po' meno per colpa dell'attrito maggiore. Quindi l'incognita è di quanto si accorcia la molla, non si accorcerà più di 5 cm come prima, ma mi aspetto un po' meno. Il resto rimane tutto uguale. La risoluzione di questa domanda si fa impostando la stessa equazione di prima, cioè all'inizio il carrello ha energia meccanica di 288 mJ. Alla fine, quando il carrello si ferma per un attimo in C, una parte, anzi una gran parte di questa energia meccanica è stata trasformata in calore dall'attrito. E la parte rimanente è diventata energia elastica della molla. Quindi la parte rimanente è un mezzo KE delta L alla seconda. Stavolta delta L è l'incognita, mentre prima era 5 centimetri, adesso è l'incognita. E in questa equazione abbiamo che l'energia meccanica alla fine è di meno dell'energia meccanica all'inizio, perché l'energia meccanica iniziale va diminuita del lavoro resistente che fa l'attrito. Cioè, in altre parole, l'energia meccanica finale in C è uguale a 288 mJ meno i joule di energia meccanica che sono diventati calore, cioè il lavoro resistente dell'attrito preso in modulo. In questa equazione l'incognita è delta L, l'accorciamento della molla da B a C. Quindi questa è l'equazione che abbiamo appena visto: energia meccanica all'inizio 288 mJ, energia meccanica alla fine è quella della molla, quindi un mezzo costante elastica della molla. Per l'accorciamento della molla al quadrato, l'accorciamento è la nostra incognita. E il lavoro che fa l'attrito in modulo lo calcolo come al solito con forza d'attrito per lo spostamento del carrello. Forza d'attrito è il coefficiente di attrito dinamico, che è 0,10. Per la forza normale che preme il carrello contro il piano, cioè la forza peso del carrello, 3,92 N, per lo spostamento a C. Ma questo spostamento contiene a sua volta l'incognita al suo interno, delta L, perché è 55 cm più l'accorciamento della molla in modulo. Infatti, lo spostamento del carrello da A a C è da A a B sono 55 cm, più da B a C c'è questo delta L in modulo, altrimenti sarebbe negativo. Quindi 55 cm più questo pezzettino delta L in modulo. Ecco che quindi l'equazione da risolvere è un'equazione che contiene l'incognita sia a sinistra che a destra. Non solo, ma è un'equazione di secondo grado, delta L alla seconda, delta L alla prima, più c'è i termini noti. Svolgiamo questa moltiplicazione per separare il termine senza delta L, cioè senza l'incognita, dal termine con l'incognita. Portiamo tutti i termini a sinistra, ordinandoli secondo l'equazione di secondo grado, quindi prima questo termine qua di secondo grado. Poi questo termine qua di primo grado portato a sinistra con il segno più, poi quest'altro termine senza l'incognita portato a sinistra con il segno più, eccolo, e infine 288 mJ portato a sinistra con il segno meno. Chiamiamo C tutto questo termine noto, B il coefficiente di delta L in modulo e A il coefficiente di delta L al quadrato. Quindi la nostra equazione assume questa forma: A l'incognita al quadrato più B l'incognita al primo grado più C. L'incognita è delta L in modulo, l'accorciamento della molla, e siccome l'equazione di secondo grado io non l'ho risolta, però mi aspetto di trovare due soluzioni, quindi due valori di accorciamento, ma in realtà uno solo dovrebbe essere accettabile, quindi mi aspetto un primo valore negativo, non accettabile, un accorciamento in modulo negativo non ha senso, visto che cerchiamo l'accorciamento in modulo. L'altro valore positivo me lo aspetto che sia un valore minore di 5 cm. Come infatti avevamo detto all'inizio, mi aspetto un accorciamento minore di 5 cm perché il coefficiente d'attrito 0,10 che ho ipotizzato adesso è leggermente superiore di 0,092 che era il coefficiente d'attrito trovato prima. Quindi con un po' più attrito il carrello si ferma un po' prima. Io l'equazione non l'ho risolta, chiedo agli studenti di farlo loro e poi di dirmi i risultati che hanno trovato.